Taglio del Nastro per la 52esima edizione del Salone Nautico di Genova. Qui con noi il presidente Ucina Anton Francesco Albertoni. Il momento per la nautica non sembra essere ancora dei migliori. L'Osservatorio Nazionale Nautico segnala una contrazione del 33% dei posti barca stanziali nel 2011. Inoltre segnala il 75% in meno per quanto riguarda i transiti. Quali sono le cause di questo calo e come può uscirne la nautica? Ma essenzialmente una politica pregiudizievole nei confronti della nautica da diporto, fatta di normative che dovrebbero essere semplificate e che non lo sono da tempo, da un redditometro che è assolutamente punitivo nei confronti del prodotto barca e da appunto un atteggiamento in generale purtroppo della politica nei confronti del nostro comparto non certo di attenzione. La discussione sui controlli in mare continua ad essere accesa anche tra i nostri lettori. Uno di questi ci ha inviato una foto con una barca che ritraeva un cartello che recita barca già controllata 7 volte, vi prego basta. Secondo lei come e da chi dovrebbero essere affrontati questi controlli in mare? Ma i controlli in mare provengono essenzialmente da una problematica che noi segnaliamo da tempo. Segnaliamo la problematica, ma segnaliamo anche la soluzione di questa problematica. In Italia non esiste, ripeto, non esiste un registro delle immatricolazioni. Cioè le immatricolazioni delle barche, i numeri che vengono dati di riferimento a una barca, vengono rilasciati dalla Capitaneria di Porto, ma questi dati non sono mai riconducibili per un'altra forza di controllo a mare a una proprietà di una barca. Questo crea una confusione terribile e crea il fatto che una forza a mare di controllo, vedendo un'imbarcazione, leggendone i numeri di matricola, non sa, perché non può sapere, non esistendo un semplicissimo sistema informatico, di chi è quella barca, quindi a chi è riconducibile, se è un privato, se è una società, se è una società di leasing, non lo può sapere. Cosa deve fare per saperlo e scoprirlo? Deve fermare quella barca, abbordare quella barca e andare a chiedere i documenti di tutti gli occupanti. E questo è un assurdo assoluta, totale. Se io non pago il bollo della macchina mi arriva doppio da pagare con la sanzione nel giro di 12 mesi successivi. Non si capisce perché in Italia non si possa creare un sistema informatico delle immatricolazioni. Questo semplificherebbe tantissimo i controlli e, come diciamo da tempo, oltretutto razionalizzerebbe senz'altro anche i costi di questi controlli, perché non ci dimentichiamo che l'Italia è l'unico paese al mondo in cui ci sono a mare 7 forze dell'ordine a fare controlli e non in genere le 2 tipiche come Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza che esistono negli altri paesi. Recentemente è uscito fuori che il gettito sulla cosiddetta tassa barca sia notevolmente inferiore a quanto preventivato. Ci può dare una sua opinione quindi sulla questione poco chiara della tassa sulla barca? Allora, la tassa essenzialmente io credo che sia stata sopravvalutata. Cioè il gettito al quale si era fatto affidamento per i conti delle casse pubbliche era assolutamente sovrastimato rispetto al numero delle barche effettivamente esistenti, effettivamente superiore ai 10 metri perché quelle sotto non pagano, c'è lo sgravio per la vela, c'è lo sgravio per la vetustà, tutti fattori che molto probabilmente non sono stati tenuti in considerazione. E poi ripeto e soprattutto dico a quelli che dicono ma non sono stati incassati questi soldi ma sono stati evasi. Allora, dimostriamo una volta per tutte coerenza e forza, chiarezza. Istituiamo il registro che dicevo prima e a quel punto sarà facile capire e vedere chi ha pagato e chi non ha pagato. Faccio l'esempio ancora una volta del bollo dell'auto. In conclusione, 2 parole su questo nuovo salone. 900 espositori è un numero ben lontano da quello dei tempi d'oro, ma da qui si può ripartire. E come si sta muovendo Ucina per promuovere il Salone Nautico di Genova dalla concorrenza degli altri poli europei?
Ma allora, verissimo, numeri diversi, lontani da quelli del passato, però numeri straordinari di una sfida che 900 aziende anche quest'anno vogliono ripercorrere con tutte le loro energie, una sfida che deve essere assolutamente salvaguardata e messa al centro di tutto quello che sono i valori di questo prossimo salone, gli investimenti delle aziende. Da cosa ripartire? In questo momento c'è una sola boa di salvataggio alla quale aggrapparsi, che è l'esportazione, l'internazionalizzazione dei mercati. Come già detto più volte, internazionalizzazione che è difficile per le piccole aziende, che sono quelle che stanno appunto soffrendo di più la crisi, ma è unica spiaggia, è unica luce in fondo a questo tunnel oggi è quella, sono i mercati internazionali, e contemporaneamente lavorare per far sì che il mercato nazionale, risolti i problemi che dicevamo prima, possa riprendersi. Grazie.